Salve ragazzi, buonasera a tutti, Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi, come consuetudine, tratteremo un tema di grandissima attualità. Il tema di oggi è la nomina dei saggi da parte del Presidente della Repubblica Napolitano. Noi più volte siamo entrati nell'argomento dicendo che all'interno delle nostre istituzioni ci sono le cosiddette mummie. Le cosiddette mummie, ovvero personaggi che sono all'interno delle istituzioni da più di due legislature, ma molto più di due legislature, sono dentro da una vita. Alcune di queste mummie sono dentro nelle istituzioni addirittura dalla fine della guerra, dalla seconda guerra mondiale. Abbiamo all'interno delle istituzioni delle mummie ammuffite, nelle mummie incatenate sul loro cadreghino che non si vogliono schiodare da lì, si sono fatte incatenare, dal tanto che sono lì hanno fatto, oltre che la muffa, hanno fatto anche le ragnatele, e il Movimento 5 Stelle sta cercando di abbattere tutto questo sistema delle caste, questo sistema conservatore che cerca a tutti i costi, anche arrampicandosi sugli specchi, a difendendo con le proprie unghie, il potere delle lobby, delle caste che rappresentano questi signori qua, che vogliono garantire alle loro caste, alle loro lobby che li hanno sostenuti, una certa continuità e dare alcune garanzie. All'interno di questa logica abbiamo già visto che Monti è stato uno di questi uomini qui nominati dal Presidente della Repubblica Napolitano per tutelare gli interessi all'interno, non neanche gli interessi, qualcuno potrebbe dire gli interessi dell'Unione Europea, no, gli interessi delle banche dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è governata da un sistema di banche, banche che non sono un organismo interstatale, non sono una rappresentativa del popolo europeo, ma sono delle pure e semplici SPA, delle società. All'interno di queste banche, tra cui anche la Banca Centrale Europea, abbiamo una confederazione di molteplici banche, banche che sono essenzialmente delle società private. Tra le altre cose, tra le cose scandalose, sappiamo benissimo che Banca d'Italia, che rappresenta l'Italia nella BCE, è una società privata di cui all'interno fa anche parte, in maniera scandalose, anche persino banche come il Monte dei Paschi di Siena. Per cui abbiamo un sistema che governa l'Europa, un sistema di lobby delle banche che governa l'Europa, dando imposizioni dall'alto su cosa bisogna fare. Chiaramente l'Italia tuttora sulla carta è uno stato sovrano, perché in Italia noi abbiamo delle elezioni in cui la gente viene chiamata e tramite il proprio voto si viene a formare all'interno del nostro paese una rappresentativa, almeno sulla carta, di quello che hanno espresso gli italiani. Per cui vuol dire che, per esempio, in questa tornata qualcuno ha votato il Movimento 5 Stelle, teoricamente questo Movimento 5 Stelle dovrebbe riflettersi all'interno anche di tutte le rappresentative istituzionali, cosa che per esempio non avviene all'interno del gruppo nominato dei saggi messi lì a disposizione delle istituzioni da parte di Napolitano, perché il nostro sistema permette la cosiddetta dittatura morbida, mentre negli altri paesi la dittatura si configura quando entra uno vestito da militare che dà all'interno del Parlamento, entra calciando la porta con passo deciso e al suo fianco, sinistra e destra, ci sono dei militari con il mitra e sparano in aria, e vede a questo punto qua tutti i parlamentari che si abbassano dietro il loro bancone e diciamo questo personaggio li tiene ad ostaggio usando la forza. In alcuni paesi abbiamo anche visto borbandare il Parlamento, far fuori, diciamo, i vertici delle istituzioni. In Italia abbiamo un sistema in cui non si arriva alla carneficina, perché abbiamo una dittatura che può essere imposta seguendo poi degli schemi che sono contemplati all'interno del nostro ordinamento istituzionale. Per cui in Italia ipoteticamente la gente può esprimere una certa idea di cambiamento, esprimere la voglia di voler cambiare, di voler togliere a calci nel culo le mummie dalle istituzioni, anche perché noi abbiamo queste mummie che non è che sono chiuse nell'armadio, sono mummie che ancora girano, hanno la pelle di carta pecora, dentro stanno marcendo, sono pieni vermi e puzzano. Abbiamo queste mummie qui che puzzano e vogliono fare del male all'Italia, stanno facendo affondare la barca, perché il loro compito è quello di massacrare la povera gente. L'Italia è formata in questo momento qui da gran parte di persone che stanno bene perché sono complici del sistema che ruba, però una parte ancora maggiore sta soffrendo. I giovani sono terrorizzati perché non hanno alcuna prospettiva di futuro. Non è possibile adesso farsi una famiglia, poter sognare di avere un domani una casa, di poter avere una vita normale. Nessuno vuole avere una vita agiata, stare bene, ma sarebbe diritto di tutti poter avere una vita serena, tranquilla, umile, con quelle poche cose, avere qualche cosa da mangiare, una pagnotta da poter mangiare, potersi fare quattro passi, avere un tetto sopra la testa, non morire dal freddo in mezzo alla strada. Purtroppo siamo ben lungi affinché tutti gli italiani possano godere di una certa forma, che non è una forma di benessere, ma è una forma del minimo indispensabile. E contro tutto questo sistema qua, contro il nostro Stato, contro gli interessi pubblici, abbiamo le lobby che cercano di arraffare alla povera gente
anche quello che non hanno per darle potenti. Le banche, molte banche hanno fatto giochi sporchi, hanno investito in investimenti, soprattutto sto parlando di questi signori che sono comandati e gestiti dalle banche, quelle all'interno dell'Unione Europea, le banche, quelle che stanno, sono i loro veri governanti all'interno dell'UE. Questi signori qui hanno investito, volendo massimizzare i loro profitti, in investimenti che più che altro erano delle scommesse. E la stessa cosa di andare a scommettere alla roulette. Hanno perso, qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, ma chi ha perso non si sta rassegnando e cerca di volersi rifare fregando i soldi alla gente. Per cui ci troviamo in una situazione in cui, per esempio, abbiamo le banche tedesche che sono in bancarotta, non ce lo dicono, ma sono fallite perché hanno investito male, e cercano di tirare fuori il sangue alla gente per poter sopravvivere. Per poter sopravvivere le banche stanno cercando di inculare tutte all'interno dell'Unione Europea. Non a caso la settimana passata abbiamo visto il caso di Cipro. Dove è partito un ordine partito dalla Germania, indirizzato alle banche, di prelevare, confiscare, sequestrare ai controcorrentisti parte dei loro risparmi. Ipoteticamente questa è la cosa più ingiusta che può succedere, perché ci troviamo, ipoteticamente, quello che non ha mai messo nulla da parte perché è sempre speso a mignotte, quello non viene toccato, mentre invece la persona parsimoniosa, quello che magari ha la famiglia e in maniera premonitiva ha cercato di tutelarsi il suo futuro risparmiando con sacrifici qualche cosa, quello viene tassato forzatamente solamente perché ha avuto un po' più di parsimonia rispetto a quello che magari i soldi se ne spese a mignotte. Questi qui, diciamo, sono dei casi ipotetici. Torniamo a questo punto al tema nostro di attualità, che è questo gruppo di saggi, che a questo punto ogni volta che io dico la parola saggi il mio cervello mi dà una scossa e mi suggerisce: no, chiamali mummie perché il termine giusto sono mummie, oppure anche zombie che escono dalla palude con le braccia in avanti e ti vengono incontro. Parliamo oggi di questo gruppo di 10 saggi messi a disposizione dal nostro presidente Napolitano, presidente per il quale io ho già suggerito l'accusa di alto tradimento per fatti che sono molto evidenti, che non verranno trattati comunque in questa puntata. Per trattare l'argomento dei saggi abbiamo qui noi oggi il nostro opinionista Patrizio Calzolai, il nostro opinionista concernente i fatti della politica italiana nazionale e anche i fatti concernenti all'egemonia geopolitica che affligge la nostra comunità europea. A questo punto, introdotto tutti voi in questo argomento, passerò la parola a Patrizio Calzolai, alias Domine Dio, con una semplice domanda. Salve Patrizio, buona serata anche a te, benvenuto nella nostra trasmissione. Come vedi questo gruppo di saggi? Ci puoi fare un'analisi anche prendendo magari punto da quali sono i ruoli di questi saggi che hanno avuto all'interno delle istituzioni, all'interno anche del nostro sistema? Per esempio, ho visto già che abbiamo dentro persone che hanno falsificato anche i dati statistici, i dati dell'OCSE, persone che hanno fatto carte false per forzare l'entrata dell'Italia all'interno dell'Unione Europea, pur non avendo i numeri. Tutti noi ci ricorderemo quando l'Italia entrò nell'euro, i dati statistici dicevano tutti che non esisteva un'inflazione, ma la gente comune diceva: ma com'è che non c'è inflazione, però a me i costi della roba mi ha raddoppiato tutto, non c'è inflazione. E tutti, queste mummie qua, a dire: no, è una vostra impressione, è una vostra immaginazione, voi vi convincete talmente tanto che ci sia l'inflazione e finite pure per crederci. Però intanto i pensionati, quando andavano a comprare il pane, il latte, quelle poche cose, vedevano che ci stavano raddoppiando. Che disse signor Giovannini, presidente dell'Istat: l'inflazione è bassa, sono i prezzi che aumentano. Cioè, è una cosa, una di quelle porcate allucinanti. Vabbè, ma per me questa scelta, anche di nominare queste 10 persone, corrisponde innanzitutto a una porcata. Perché? Perché in Italia il presidente ha funzioni di sciogliere le camere e basta, e funzioni veramente consultive. Non ha nessuna capacità di nominare nessuna commissione d'inchiesta speciale, perché ricordiamo che siamo su una repubblica, non siamo su una repubblica presidenziale, ma parlamentare. E quindi che cosa succede? Che addirittura, cioè, questa nomina risulta un abuso di potere. Secondo voi chi sono stati nominati? Abbiamo tutti gente che riguardava l'inciuso, perché abbiamo Valerio Nida, costituzionalista del PD, Luciano Violante, uno di quelli che stava dal PC, passato al PD, uno di quelli che parlò di inciuso con Berlusconi. Scusa un attimo, fammi prendere 3 colpi di fiato, perché quando hai detto la parola Violante mi è venuta una certa agitazione, ho sentito una scossa al cuore, scusami.
non c'è problema. Puoi continuare. Abbiamo Mario Mauro, un uomo di Comunione e Liberazione passato dal PDL a Monti. Abbiamo Gaetano Quagliariello, un altro personaggio, uno di quelli che disse che come facciamo a essere sicuri che Ruby non sia veramente la nipote di Mubarak, della serie Pasteggiamo a cazzate. Poi altri che abbiamo Enrico Giovannini, il presidente dell'Istat, e qui andiamo esattamente contro anche la logica e contro chi sostiene, contro il vecchio detto di William Pitt, il vecchio che diceva che esistono tre bugie: la bugia volontaria, involontaria e statistica. Quindi già averlo nominato significa che ci troviamo di fronte alla scelta di molte bugie. Poi abbiamo bisogno un altro Giovanni Pretuzzella, presidente dell'autorità garante per la concorrenza e mercato, cioè un presidente di un ente inutile. Poi abbiamo un membro del direttorio della Banca d'Italia, quindi un membro di fatto, un direttorio che tutela le banche, diciamo. Questo qui è la persona concordata quando, finite le elezioni, Monti è corso in Germania dalla Merkel. Questa persona qui è stata concordata per dare continuità anche a Monti e dare una certa garanzia agli strozzini. Sì, esatto, ma che noi stiamo parlando che comunque non siamo sotto scacco di un paese di strozzini, qual è la Germania, qual è Commerzbank. Stiamo parlando del fatto che queste persone, che non hanno, ricordiamo, nessuna legittimità legale, perché si sta parlando di un tendenziale colpo di Stato, perché questo assume il problema di colpo di Stato, perché queste persone bisogna fare il governo e queste persone tirano fuori cosa? La commissione di saggi. Ma qual è chiedo esattamente, qual è la legittimazione legale per questa commissione di saggi? Ma si poteva anche non andare a votare se era per mettere dentro questa gente qua. Sì, ma infatti, se non era, su che base poi sono state nominati, poi su che base mi rappresentano a me, che c'entra poi per fare le riforme istituzionali un membro della Banca d'Italia e il presidente dell'Istat? Poi mi arrivano in questi momenti qui dei messaggi via Twitter e mi chiedono chi di questi qua rappresenta il Movimento 5 Stelle, ovvero questa idea rinnovatrice. Attualmente nessuno, noi abbiamo una persona che è garante delle banche, una persona che è uno statistico, sapendo come vengono fatte le statistiche nell'Unione Europea, ho dei seri dubbi che questa persona abbia le competenze necessarie, anche perché lo Stato italiano non riesce a individuare esattamente il numero di italiani residenti all'estero, perché ricordiamo che in base alle statistiche presentate in base a un nostro incrocio di statistiche fra le statistiche del paese che accoglie e le statistiche dell'Istat, il numero di italiani presenti all'estero è esattamente 10 volte tanto rispetto a quello che ci dice l'Istat. Quindi già una persona, diciamo, un ente che ha una legittimità assolutamente pari a zero, che fa delle statistiche alquanto dubbie. Ma questo qui era quello che fino all'altro giorno diceva che le cose nel nostro paese andavano bene, c'era una continua crescita anche del consenso popolare per quello che erano le riforme in atto, che andava tutto bene, non c'era da preoccuparsi, la gente era a favore di come operavano i governi, ci hanno sempre illuso. E poi la gente che vedeva queste statistiche da casa alla televisione diceva: ma sarà anche, però io non faccio parte di questi numeri. Sì, esatto, cioè un ente che c'è, secondo me, attualmente come stanno le cose, è il primo ente inutile. Un ente di propaganda, perché poi noi più volte abbiamo visto i politici andare nei cosiddetti talk show con questi numeri statistici e sparare cazzate, e ad avvallare queste cazzate era proprio questo signore che adesso è stato, cioè prima avvallavano cazzate, adesso le cazzate entrano direttamente nelle istituzioni. Sì, no, ma infatti poi l'altra persona molto dubbia per me è questo Salvatore Rossi. Cosa scendere queste persone del direttorio della Banca d'Italia fra questa commissione di 10 saggi? Poi la Banca d'Italia non dovrebbe essere un organo non politicizzato indipendente, un organo indipendente dal nostro governo, indipendente dalle nostre istituzioni? Com'è possibile che per esempio le nostre istituzioni non possono sciogliere il Consiglio Amministrativo della Banca d'Italia, non possono interferire sulla nomina di un presidente della banca, non possono interferire in nessun modo, però la Banca d'Italia riesce ad inserire all'interno delle nostre istituzioni delle loro rappresentative? Non si riesce a capire come mai l'interferenza è solo univoca, se, visto che loro, poi la Banca d'Italia, per chi non lo sapesse, è una SPA, una società per azioni. Comunque, a che diritto questi signori della Banca d'Italia, che hanno svenduto la sovranità monetaria del nostro paese cedendola a paesi nemici, paesi che stanno mirando a far chiudere le aziende in Italia, a spostare la nostra economia, centralizzarla in altri posti d'Europa, non si riesce a capire con chi faccia tosta si riesca ad inserire all'interno delle nostre istituzioni una rappresentativa di questi poteri qua, che sono poteri avversi al nostro paese. Per cui l'ipotesi più probabile, e chiedo io a te una conferma, che stiamo assistendo a un raccapricciante, terrificante e terribile colpo di Stato, il cosiddetto gettare la spugna, arrendersi contro un nemico. Sì, non siamo, non solo un colpo di Stato, ma è chiaro che è una
cessione della sovranità totale, perché questi 10 saggi, questi 10 persone, io li metterei, sono ufficialmente 10 traditori, sono tutti responsabili della svendita del patrimonio italiano alla Germania. Sono queste persone, sono tutte persone che se avessimo, diciamo, un governo serio e avessimo ancora, diciamo, delle istituzioni militari serie, si procederebbe immediatamente all'arresto, perché sono tutti traditori queste persone. Quindi anche la stessa nomina, anche dello stesso presidente, perché questo Salvatore Rossi, membro del direttorio nominato, stiamo parlando di un membro di un'agenzia governativa privatizzata che influenza sullo Stato, quindi ci mette in mano le banche, nonostante che il Tribunale Internazionale del Fondo Monetario, quindi un'organizzazione non sospetta, ha dichiarato che gli Stati non sono obbligati a ripagare i debiti delle proprie banche e che non devono fornire alcuna garanzia, punto. Perché lo Stato si impegna a rispondere dei propri debiti, ma i debiti nelle banche, noi abbiamo anche assistito a casi scandalosi come per esempio il caso irlandese, nel quale poi si è scoperto che l'Irlanda sbagliò a garantire le proprie banche private, perché poi fecero l'errore di garantire anche i titoli, le obbligazioni fino a 100.000 euro e di non seguire la ricetta russa, e poi si scoprì che questo errore è stato indirizzato da qualcuno, dagli stessi di Commerzbank, che propongono anche per l'Italia una tassazione sui depositi superiori ai 100.000 euro. Stranamente ritorna, Commerzbank corrompe un primo ministro, Commerzbank e Deutsche Bank corrompono, fanno... Sì, per chi ci ascolta probabilmente non sanno gli avvenimenti della politica estera, c'è da dire che l'Irlanda ha eseguito alcune mosse, poi siccome lì il sistema giudiziario funziona bene, poi si è andato a scoprire che alcune mosse fatte dai vertici dello Stato erano fatte non nell'interesse del paese, ma perché c'era puzza di mazzetta. Sì, c'è stata puzza di mazzetta, e l'allora primo ministro durante la crisi, Brian Coe, si scoprì che c'era stata una mazzetta arrivata al primo ministro irlandese affinché desse quella garanzia stratosferica e inutile che ha portato, nel senso, il rapporto debito pubblico PIL irlandese dal 25% al 99%. Ma una cosa di quelle criminali. Se lo Stato ipoteticamente deve accollarsi i debiti e le decisioni fallimentari delle banche, ma a questo punto perché lo Stato non si accolla anche, per esempio, i debiti della pizzeria che fallisce, del piccolo imprenditore che non ce la fa andare avanti, di quell'altro che è andato con le gambe all'aria perché è rimasto coinvolto nella negativa congiunzione macroeconomica, il piccolo, che ne so, il fornaio che gli sono andate male le cose, è andato anche lui in fallimento. Se lo Stato deve garantire lui per gli altri, ma allora che lo faccia anche non solo per le lobby, le caste, ma lo faccia anche per il piccolino che magari è andato, si è arrischiato o ha fatto delle decisioni che si sono dimostrate errate, è andato con le gambe per l'aria e adesso si sente il fiato sul collo da parte di Equitalia, che gli vogliono anche portare via la casa, e se potessero a questo gli portano via anche la pelle dei coglioni. Non gli portano via la pelle dei coglioni perché ce l'ha attaccata lì, sennò si prenderebbero anche quella. Poi consideriamo anche che questo dibattito fu fatto nel 2008, all'indomani della crisi, anche negli Stati Uniti. Addirittura ci furono degli esponenti, degli economisti come Gerard Celente e Max Kaiser, che facendo la stima, e anche il medico Konstantin Gurdjieff, che dimostrarono che nel caso in cui il governo avesse aiutato le persone sovraesposte coi debiti, quindi il semplice risparmiatore, il piccolo risparmiatore, avrebbe speso per la crisi un decimo rispetto ad aiutare le banche. Quindi diciamo, non esiste nessuna razionalità economica nell'aiuto alle banche, non esiste la razionalità economica, e poi è zero. Perché? Perché com'è la situazione attuale, quando non esiste un vero e proprio conflitto di interesse fra le tre attività, che sono l'attività bancaria tradizionale, depositi e prestiti, l'attività assicurativa e l'attività speculativa, finché non esiste una separazione netta anche fra le tre proprietà, questi costi tendono a incrementare. Gli danno i soldi, ricordiamo, quasi gratuitamente, perché stiamo parlando che questi signori, i soldi della Banca d'Italia, li pagano, o alla banca, le varie banche centrali, li pagano lo 0,5%. Questo non è bene, genera un abuso e una sottrazione di ricchezza, perché ricordiamo che chi, diciamo, ha un fondo pensione, perché ci hanno costretto a fare, oppure chi ha un'assicurazione, chi è sottoscritto il contratto assicurativo è pagato in base agli interessi, in base al tasso di sconto. Quindi qua ci troviamo che per, diciamo, salvare quattro mafiosi, e non mi vergogno di usare il termine mafiosi, noi abbiamo tagliato i rendimenti dei fondi pensione. Quindi anche chi magari fa la fatica di mettersi da parte 100 euro al mese, cioè a quel punto è inutile che li mette in un fondo pensione quando il rendimento arriva a un 2-3% per avere poi un'integrazione alla pensione decente.
gente deve spendere milioni e milioni di euro. È una cosa assurda. Se risparmi per un tuo futuro, per una tua pensione, poi i soldi ce li prendo quei signori qua. Comunque, anche volevo integrare con una piccola informazione per il nostro gentile, cortese radioascoltatore che magari non è tanto afferrato nel sistema. Le banche di sovente fanno più affari, il loro operato interviene in più sfere. La sfera classica è quella del deposito e prestiti. Cosa vuol dire? Io deposito i miei risparmi alla banca e la banca a sua volta li presta a interessi ovvero ad usura, li presta ad altra gente creando del profitto. Questo qui è un sistema abbastanza solido perché non entra nei meccanismi fiscali e fino a che il sistema fosse interamente basato su questo schema qui non c'è rischio per il risparmiatore. Il problema nostro è che la banca, coprendo più sfere di interesse, tre sfere che sono quelle che ha menzionato prima Patrizio, la banca i nostri soldi li investe in operazioni speculative ad altissimo rischio. Operazioni speculative ad altissimo rischio e spesso volentieri, come abbiamo avuto modo di osservare, queste operazioni sono fallimentari, portano la banca alla bancarotta e quando fallisce la banca non è che fallisce un'entità astratta, falliamo tutti noi risparmiatori che abbiamo creduto che mettendo lì i nostri soldi, questi soldi fossero stati in una cassaforte, fossero stati in una botte di ferro al sicuro da qualsiasi evenienza, e purtroppo non è così. Quando le banche falliscono a sua volta tirano dietro anche governi, stati, perché le lobby bancarie hanno dei poteri forti all'interno delle istituzioni e riescono in qualche modo a far tirare ancora fuori altri soldi da parte delle istituzioni, soldi che non vanno a tutelare il piccolo risparmiatore ma vanno a garantire gli interessi di questi potenti che loro i soldi li hanno già rubati, li hanno già nascosti in qualche paradiso fiscale, come si è visto nel caso del Monte Paschi di Siena. I soldi sono spariti, le operazioni finanziarie dubbie ci sono state, la povera gente diciamo ha rischiato tantissimo perché oramai tecnicamente è fallita, quella banca lì è fallita, però stranamente dalle indagini è saltato fuori che si sono nascosti diversi milioni di dollari in conti esteri, per cui quando fallisce una banca tante volte è per causa di sbagliati investimenti, perché investire è sempre come giocare alla roulette, però tante volte c'è del dolo, ovvero queste banche fanno degli interessi, fanno delle operazioni che vanno a svuotare anche in maniera legale le casse della banca trasferendo i soldi in altri tipi di investimenti, perché quando c'è è il discorso dei vasi comunicanti, questo, quando c'è una entità che è troppo piena, quando questa entità si svuota in automatico si va a riempire un altro vaso, per cui quando abbiamo una sottrazione da una parte abbiamo un'addizione dall'altra, per cui non c'è, quando qualche cosa scompare, si polverizza, si disintegra, c'è sempre qualcuno che ne trae vantaggio. E il caso vuole, ironia della sorte, questi qui che ne traggono sempre vantaggio sono anche quelli che il sistema dell'Europa delle banche va tutelando. Ecco, ti ridò a te la parola, ho ritenuto opportuno fare questa precisazione perché so che il nostro gentile cortese radioascoltatore non è sempre afferrato in maniera tecnica circa quelli che sono poi funzionamenti all'interno dei sistemi bancari e di tutti questi meccanismi. Non sono nemmeno io una persona afferrata, sono solamente una persona che in qualche modo si interessa da diversi anni su questi meccanismi, su come funzionano le cose, e ritengo che sia opportuno per chi volesse realmente fare politica da casa usando la filosofia che ognuno vale uno, incominciare a interessarsi su queste cose, su questi fatti, per riuscire ad avere un quadro generale ben chiaro di come funziona il giro del fumo. Patrizia, a te la parola. Sì, no, ma infatti, cioè, la cosa, questo sistema è un sistema in cui noi abbiamo un ente, grazie special modo dal 1992 alla nuova legge fatta, guarda caso, da chi? Da Amato, che era il consulente, questo Rossi, direttore della Banca d'Italia, che eliminava la legge bancaria del 36, fatta in periodi di contro la crisi del 29, in quella legge si stabiliva la netta separazione fra le varie attività lavorative della banca, ma siccome, come si suol dire, questo non faceva più comodo alla finanza, questa cosa è stata ampiamente sorpassata, è stata una delle cause che ha portato alla crisi. Lo sciacallaggio, diciamo, stiamo parlando dello sciacallaggio della cassa depositi e prestiti tipica dell'istituto bancario. Sì, esatto, della parte della cassa depositi e prestiti dove arrivava della liquidità, dove oltre a arrivare della liquidità l'unica liquidità seria, e sono iniziate queste... abbiamo dato modo ai banchieri di utilizzare i soldi dei risparmiatori per fare le proprie scommesse. Sì, infatti, infatti abbiamo di fatto legalizzato la scommessa. Vuoi anche questo tenere i tassi così bassi? Dignitizza, cioè spinge ancora i banchieri, perché oltretutto i banchieri vanno dalla banca centrale, quantitative easing, e poi che cosa fanno? Riutilizzano questo
soldi per speculare. Cioè, questo è una cosa... abbiamo creato un immenso, adesso proprio nel germine, nel termine tecnico, questo schema qui è un classico schema Ponzi. Sì, infatti è una cosa schema Ponzi, e poi succede come in Giappone, dove diciamo addirittura non esiste nemmeno la separazione fra banca e impresa, dove il debito pubblico cresce a sproporzione. Perché? Perché naturalmente tutta la mondezza dove si nasconde sul debito pubblico. E questo naturalmente, poi diciamo che il Giappone si salva anche perché ha la sovranità monetaria, quindi se ci sono problemi, come si suol dire, detto alla brutta sti cazzi, svaluto, e chi si è visto si è visto. E in Italia noi questo discorso, in Europa la sovranità monetaria appartiene a Bruxelles, appartiene a un ente privato, quindi la cosa è da pazzi, insomma è una cosa da pazzi. Cioè noi abbiamo legato questo sistema, abbiamo creato una prigione dentro cui siamo finiti, e oltretutto stavamo andando in prigione, e queste persone, che sono molti di questi cosiddetti saggi, è una cosa da matti, perché sono stati loro, questi cosiddetti saggi, a condannarci a questa prigione che si chiama Europa, che si chiama Euro, a questo sistema fatto con il culo, che ha legalizzato la frodi, ha legalizzato la poligamia, ha legalizzato tutta una serie di porcherie. Perché ricordiamo che poi non solo io, ma è anche il procuratore Grattieri che ha detto chiaro e tondo che l'Europa ha creato un'autostrada per le frodi e per il riciclaggio di denaro sporco. Stiamo parlando di una persona che sono 20 anni che fa il magistrato, che fa la lotta all'andrangheta, una persona seria, che ha dichiarato che noi facciamo parte di un sistema che favorisce il riciclaggio di denaro sporco, favorisce. E quindi sentiamo, loro abbiamo tutte queste persone che sono dentro, fra questi 10 saggi, sono tutti ferventi europeisti. Quindi ragioniamo un attimo, Grattieri, un tecnico, un magistrato, ci dice che in Europa ci sono autostrade per il riciclaggio di denaro sporco, autostrade anche fra un paese e l'altro, non parla di Svizzera, Lussemburgo o altri. Sì, beh, poi noi che viviamo all'estero, diciamo, questi meccanismi magari anche non sperimentati di persona, perché noi diciamo facciamo parte della gente comune che comunque ci tocca sudare i soldi, lavorare per guadagnare, però diciamo che vivendo all'estero siamo al corrente anche di meccanismi, e non per sentito dire, proprio anche per averli visto. All'interno dell'Europa ci sono numerose falle, e sarebbe opportuno, prima che riformare l'Italia, riformare i singoli stati, andare a costruire una Europa veramente unitaria e andare a chiudere, a far saltare i ponti su queste autostrade che permettono la circolazione all'interno dell'Unione Europea di denaro sporco, denaro che a volte è veramente frutto del riciclaggio e di attività criminali. Sì, infatti, poi ricordiamo, insomma, che io per tanti anni anche ho lavorato nell'antifrode per alcuni stati europei, quindi io so benissimo e posso confermare tecnicamente quello che il procuratore Grattieri dice. Quindi piuttosto che nominare questi ferventi europeisti da strapazzo, che non hanno un'idea assoluta dei problemi seri che affliggono il paese, ci sarebbe da... Ma il vero europeista, secondo me, è quello che mira a cacciare via calci nel culo gli interessi privati e ridare all'Unione Europea un ruolo centrale nell'economia dei singoli stati, cioè dare veramente il potere all'Unione Europea e toglierlo alle lobby che ci stanno governando. Sì, paradossalmente i cosiddetti euroscettici come Nigel Farage del UK Independent Party sono i cosiddetti good European, i buoni europei, perché almeno comunque con l'uscita dell'euro propongono una soluzione. Ti può piacere o non piacere, ma queste persone, cioè, una volta hanno affamato la Grecia, hanno organizzato deportazioni finanziarie in massa, perché ricordiamo che con le loro ricette in Irlanda e in Lettonia il 30% della popolazione è emigrata. Quindi se noi continuiamo a applicare ricette, significa che in Italia devono emigrare 20 milioni di persone. Ma poi sono riusciti a creare un meccanismo anche di debiti sui debiti, cioè dei debiti sui debiti. Non esiste nessun meccanismo di controllo effettivo della spesa, non esiste nessun meccanismo di comunicazione fra le banche europee, non esiste nessuna infrastruttura di base. Poi che ci abbiamo fatto l'euro, abbiamo questi 10 traditori che sono fra i responsabili dell'entrata dell'Italia nell'euro, in un sistema, ricordiamo, dove non c'è assoluta circolazione di informazione, perché all'interno dell'Unione Europea, dove il 90% dei trattati sono da rinegoziare. E poi che cosa succede? Queste persone che in maniera incompetente ci hanno fatto entrare, noi li mettiamo come 10 saggi all'interno del governo. Cioè, questo è chiaro che è un colpo di Stato. Addirittura ci se ne sbatte anche i coglioni del voto delle
espressione popolare che è stata data poc'anzi nelle ultime elezioni. Sì, esatto, esatto, ci se ne sbatte altrimenti coglioni del voto, dell'espressione popolare e che è stata data nelle ultime elezioni. Ma questi signori come pensano di poter tenere a bada gli incazzati, la gente che è insoddisfatta, continuando a ripresentarsi? Come pensano a riuscire ad evitare un golpe magari anche militare armato? In che senso che questa gente qua si riesca così tanto a deludere di poter rimanere incatenata al cadreghino nell'interno delle istituzioni? Perché loro cercano l'appoggio tedesco, cercano l'appoggio della donna Carnone in Germania, di Mr. Merkel, per citare Paolo Händel in risposta al candidato primo ministro socialdemocratico che diceva che l'Italia ha eletto due comici. Lui ha risposto: beh, voi in Germania avete la donna Carnone e via, insomma. E su questo aveva assolutamente ragione. Quindi, per dire, questa gente spera nella protezione della Germania, spera nella protezione della Francia, perché tutti questi paesi vogliono salvare il loro culo. Ricordiamoci che se noi iniziamo a bloccare, e ho spinto per questa proposta, tutti i titoli posseduti dalle banche francesi e tedesche, 800 miliardi, e dichiariamo che finché non vengono cambiati tutti i trattati, noi non siamo disponibili a pagare nessuno, nemmeno un interesse in esclusivo su questi titoli. Che cosa fanno? Stanno nella NATO. Cosa fanno? Ci attaccano militarmente? In base all'attacco come militare, noi abbiamo, per la NATO, gli Stati Uniti sono tenuti a difenderci. Vediamo che fanno. Vediamo. Ecco perché io sostengo che bisogna proporre persone che propongono queste soluzioni, perché basta, oggettivamente parlando, basta con la crisi creata dall'Artica ai tedeschi per occuparci, dalle banche naziste, perché ricordiamo che Commerzbank ha finanziato il nazismo e Deutsche Bank finanziarono il nazismo. E sono le stesse persone che dicono che siccome hanno depositi in Irlanda, allora i depositi in Irlanda non si possono tassare, le obbligazioni devono essere tutelate. Però i depositi a Cipro, siccome gli hanno prestato titoli del debito pubblico, e poi ci sono i soldi dei russi, sono soldi dei russi, allora quelli li possiamo prendere. Ma mi facciano un piacere, dopo se Putin spara due cannonate sul porto d'Amburgo su questi nazisti, perché è un'incoerenza. Siamo europei, dovremmo avere lo stesso standard. Cioè, se i soldi dei russi a Cipro si possono prendere, dai depositi si possono prendere, in Irlanda gli obbligazioni devono essere pagati, invece devono essere garantiti anche depositi sopra i 100.000 euro. Perché? Perché in Irlanda ci stanno quelli dei Commerzbank e dei tedeschi, e a Cipro non ci stanno. Ragazzi, questa è una guerra, e queste persone ci hanno messo i loro capò, perché questa gente qui sono Violante, Quagliarello, questo qui Rossi, Giovannini, sono tutti loro rappresentanti. Stiamo assistendo a una sorta di governo coloniale, e da questo bisogna reagire, e a questo bisogna reagire. Finché non reagiremo e proporremo gente che acquista a cuore veramente l'interesse nazionale, gente che è capace di rispondere a questi quattro a Berlino, io blocco i tuoi titoli del debito pubblico. Tu che fai? Tu che cosa fai? Vediamo che fanno. Cosa fanno? 400 miliardi? Gli tiriamo giù Deutsche Bank, gli tiriamo giù un mezzo sistema bancario tedesco? Che fanno? Vieni qui a prenderti con le armi. Vediamo un po' che fanno. Rimangono. Questo avevano ragione nella vecchia Germania democratica, nella Germania comunista, quando la propaganda parlava e diceva che la Germania Ovest è governata dalle stesse lobby che hanno portato il nazismo in Europa. Hanno cascato. Non ci sono dubbi. Ok, Patrizio, il tempo a nostra disposizione vedo che è finito, mi stanno facendo dei terribili segni dalla regia che vogliono tagliarci. Ti do l'ultimo minuto di tempo per fare i saluti e per integrare se hai con qualche altra informazione. A te la parola. Veramente, faccio un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima. Salve ragazzi, continuate a seguirci e ci sentiamo alla prossima. Un bocca al lupo, non temete, ci siamo qui noi, inteso come il Movimento 5 Stelle, i nostri rappresentanti che incominciano a farsi sentire all'interno delle istituzioni. Non abbiate paura, finalmente uno spiraglio si è aperto e faremo di tutto, anche grazie alla vostra collaborazione, per cercare di cambiare le cose, e ci riusciremo. Alla prossima.